Siamo in compagnia del signor Pietro Dell'Erba, Enzo Di Giovanni, che sono stati alunni appunto negli anni fino al 1965. In cosa vi siete diplomati? In elettronica industriale. Anche lei? Sì, tutte e due in elettronica industriale. Siamo diplomati il 1966. Chiaramente abbiamo frequentato questo istituto gli anni precedenti, quindi quando non si chiamava ancora Panetti, poi presi il nome di Panetti, che qui con, ricordo ancora i preside Contursi, i vari professori, ingegner Di Marzo, ingegner Castagnolo e tanti altri, questi mi vengono al momento. Devo dire grazie a questa scuola che mi ha permesso di realizzare la mia vita familiare, economica e tutto, perché mi ha permesso la professionalità che sono uscito da questa scuola ad avere una mia azienda per 42 anni nel settore elettronico, esattamente nei videocontrolli e negli antipurti, che mi ha dato immense soddisfazioni economiche ma soprattutto morale, e tuttora diciamo ho contatti con varie aziende, con varie banche, quindi grazie a questa scuola ho potuto realizzare il mio scopo di vita. Grazie, un solo ricordo che riservato al Panetti. Sì, i ricordi più belli sono legati alla ricreazione, perché si dedicava interamente alla pallavolo. Quelli sono i ricordi. Il suo? Beh, nella semplicità dei tempi di allora abbiamo vissuto anche il panino che avevamo al bar qui alle nostre spalle, veramente era il momento magico, però chiaramente era la ricreazione e quindi giocavamo a pallone nella semplicità più totale, non con i mezzi di ora, semmai con le scarpe di suola anche bucate, non lo nascondo. Alle 5 di pomeriggio. Sì, avevamo doppio turno, ecco perché facevamo la ricreazione, perché noi avevamo anche il rientro, ma no, era tutto continuato, non è che noi andavamo a casa e rientravamo. Io che ero fortunato, abitavo a 200 metri di qui, andavo a casa, prendevo il panino, cambiavo i libri e non mi portavo il malloppo sotto il braccio, quindi devo dire grazie al Signore e a questa scuola per essermi realizzato. Grazie e tanti auguri. Grazie a voi e tanti auguri a voi. Grazie.